Siamo alla seconda edizione di Percorsi, che è una manifestazione direttamente organizzata dalla Medicina Vecchia. E l'obiettivo è quello di far vivere il centro storico con una serie di percorsi diversi, appunto, artistico, culturale e anche sociale, per qualche che abbiamo ospitato, spettacolo, arte, musica e enogastronomia. All'interno di questa manifestazione quest'anno c'è una cosa in più, diciamo, è l'evento finale del progetto Ecoafrescano Locale, che è finanziato dalla Regione e dal Ministero con fondi europei per la valorizzazione del pesce locale sottoutilizzato, quindi soprattutto pesce azzurro. Le maggiori difficoltà che abbiamo riscontrato sono legate soprattutto al fatto che questo quartiere, che è poi il centro storico della città, in realtà è poco vissuto, quindi c'è poca abitudine a venire a passeggiare qui in centro e diciamo non è semplicissima la logistica di tutta l'organizzazione della manifestazione. Però insomma per il resto io vedo che comunque i cittadini gradiscono passeggiare qui e si deve ricreare questa abitudine. Percorsi, seconda edizione, speriamo vada meglio della prima, sicuramente andrà meglio della prima. Cioè, non vuoi sapere quello che è? C'è parecchia partecipazione da parte dei commercianti, artigiani, insomma. Alla Città della Musica poi sono state organizzate cose molto interessanti, è stata ieri sera il concerto di Mondo Nuovo con le canzoni di Federico Chiesi e napoletani, perché poi la commistione è di vecchia data, insomma, è la strepata. Vediamo domenica, probabilmente ci verrà a salutare il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. Vediamo se deve venirmi a trovare e con l'occasione darà un saluto alla chiusura della manifestazione. Questa è per la cittadinanza, fatta anche da una parte della cittadinanza che poi vive il centro storico in maniera più assidua, però io invito tutti a venire perché sono cose molto interessanti. Buonasera, ci sono cose molto interessanti, ci sono momenti insomma di vita del centro storico che magari non è sempre facile fare, no? Perché poi macchine, traffico e quant'altro, invece Piazza Calamatta ci sono gli artigiani, c'è il parco Piazza Leandra, il palco, scusate, Piazza Leandra, gli espositori qui a Via Trieste, quindi insomma è una cosa bella, bella da vedere.